delle tante terre di confine del sud, Melfi con il fascino della storia che si intreccia, di pezzi perduti, di memorie recuperate. Tra l'Irpinia e la piana del Tavoliere, la capitale dei Normanni fu fedele a Federico II e accolse i popoli che dalle sue colline restò affascinato. Cittadina della provincia di Potenza, Melfi resta il riferimento per l'intero Vulture, la zona più preziosa se si pensa che il settore agricolo è ancora oggi una parte importante dell'economia lucana e soprattutto se si volge lo sguardo ad una delle produzioni più eccellenti, quella dell'aglianico del Vulture. Una regione che ha tanto bisogno di raccontarsi, scrigno ancora chiuso di un patrimonio artistico, storico, paesaggistico che stenta a valicare i confini della sua terra. E il vino, si sa, è un buon comunicatore ed in questo investe la kermesse itinerante firmata dal giornalista Luciano Pignataro e da Mauro Erro che il 7 e l'8 maggio ha raccontato la città e 9 piccole cantine a giornalisti esperti ed appassionati. Una degustazione nella bella cantina sotterranea di Carbone nel centro storico, un giro della città ed il pranzo firmato dallo chef lucano Francesco Rizzuti dell'antica Osteria Marconi di Potenza. Prima di promuovere un vino è bene promuoverne chiaramente il territorio. Lei è l'assessore alla cultura e la cultura del vino qui è assolutamente radicata. Un momento per accendere i fari su Melfi, ma appunto anche sulla sua produzione vitivinicola. Sì, infatti dicevo che ritengo importante promuovere il territorio anche e non solo attraverso la cultura del vino. Il vino è uno dei prodotti preziosissimi insieme all'olio, a tantissimi prodotti della nostra area del Vulture e soprattutto le piccole vigne sono quelle che promuove Slow Food ma alle quali noi vogliamo dare massima attenzione. Produttori seri che con passione fanno il loro lavoro e ce la mettono veramente tutta per valorizzare questo bellissimo prodotto del Vulture. Un piccolo territorio ha senza ombra di dubbio le difficoltà di raccontarsi proprio per le sue dimensioni, ma anche tantissimi pregi che vanno invece sottolineati. Sì, la nostra è una regione in cui la natura veramente ci ha dato tanto. Abbiamo montagne, abbiamo monumenti, abbiamo tantissime cose che veramente andrebbero valorizzate. Abbiamo un percorso di castelli federiciani, abbiamo un percorso di cattedrali, si potrebbe riscoprire quella che era una volta la via Francigena. Camerlengo, Carbone, Colli Cerentino, Eleano, Eubea, Grifalco, La Luce, Macarico e Musto Carmelitano. Sono queste le piccole cantine protagoniste della 2 giorni dedicata all'aglianico del Vulture. Definito anche il Barolo del Sud, l'aglianico si fa attendere sin dalla vendemmia, che di solito è media tardiva, giungendo fino ai primi di novembre e che poi preferisce, per dare il meglio di sé, lunghi periodi di affinamento. Vulture è in bilico, come altre regioni italiane, tra uno stile proprio, che quindi può anche non piacere a tutti, ma che però si caratterizza e quindi può essere preciso, e una sorta di gusto omologato. Quindi questo è il binomio nel quale si trova. Visto che la produzione è molto bassa, perché complessivamente parliamo di 2 milioni e mezzo di bottiglie, quindi un'azienda media, e da sola ne fa anche di più, sarebbe opportuno che si esaltassero sentori come la sapidità, la mineralità, la finezza nel bicchiere, piuttosto che la dolcezza, la morbidezza e soprattutto la capacità di usare la barrique come strumento e non come fine. Questa deve essere secondo me la strada che porterà poi l'aglianico del Vulture ha una chiara riconoscibilità come primo passo verso ulteriori successi. Parliamo del progetto Piccole Vigne, questa non è sicuramente la prima tappa e non sarà assolutamente l'ultima.
È una idea che abbiamo sviluppato da un anno e mezzo, che tende a, con una sorta di lente di ingrandimento su diversi territori, a portare alla luce quelli che sono i piccoli produttori, quelli meno conosciuti, quelli che magari non partecipano neanche alle fiere perché hanno, diciamo, pochi mezzi, e che però sono molto interessanti, perché l'Italia, per fortuna, sicuramente è un paese in crisi, ma dobbiamo dire anche un paese che esprime tante positività, e soprattutto in questo campo ce ne sono tantissime. C'è voglia di riscatto, c'è voglia di identità, ci sono tanti giovani impegnati in questo settore, quindi bisogna, come dire, guardare con ottimismo, perché il vino è uno strumento per conoscere territori che sono sempre stati fuori da ogni attenzione fino a questo momento. Della Janer Wutter è già alta, quindi non è che ci sia molto tempo a questo punto. Si può crescere, si deve crescere da un punto di vista soprattutto di territorio, ma anche di saper veicolare da un punto di vista comunicativo il territorio. Ed è importante che i piccoli produttori si confrontino tra loro le loro esperienze per crescere il più rapidamente possibile. 9 piccoli produttori, ma parliamo sostanzialmente su questo territorio soprattutto di piccoli produttori. Sì, il Vulture è interessante proprio da questo punto di vista, perché grandi aziende non ce ne sono, o comunque ce ne sono molto poche, qualche azienda storica, grande tradizione viticola, cioè quindi nella coltivazione delle uve, meno nella trasformazione, ed è lì che bisogna fare, insomma, i passi più importanti. Pregi e difetti, è difficile dirlo, dovremmo andare, ecco, sulle singole cantine, ma potendo generalizzare sui vini che andranno a degustarsi proprio oggi? Bisogna un attimo liberarsi di qualche retaggio degli anni 90. Ad esempio l'utilizzo dei legni, insomma queste cose, certe pratiche di concentrazione, cercare un attimo di finezza e di eleganza, perché il mercato oggi anche chiede questo. Pregi. Pregi invece la materia prima, la qualità della materia prima, la possibilità, qui è un po', insomma, una costante nel sud, ma piante così vecchie come ce ne sono qui, come ce ne sono in Campania, in Calabria, insomma non ce le ha nessuno in Europa. Ogni cantina ha una storia di famiglia, sono rare le eccezioni contrarie, anche quando la nascita ufficiale, dunque l'imbottigliamento, arriva soltanto qualche anno fa. È di Antonio Cascarano, ad esempio, l'azienda Camerlengo. La prima annata è del 2001, ma tra le piccole vigne ci sono piante che arrivano a più di 40 anni, di proprietà del suo bisnonno. Per la cantina Carbone invece siamo alla seconda annata, con impianti risalenti agli anni 70, due fratelli e una sorella uniti ancora di più dalla produzione dei loro vini. Anche Colli Cerentino nasce soltanto nel 2002 da un gruppo di amici appassionati. Oggi si caratterizza per la produzione di tre aglianico. Si aggiunge un moscato invece alla produzione dell'aglianico per l'azienda Eleano. La storia qui non si allontana dal bisogno di ritornare alle radici, cosa che hanno fatto Alfredo e Francesca, lasciando la capitale per trasformarsi in vignaioli. Qualche annata in più invece per Eubea, una realtà storica nel comprare e trasformare le uve e anche nella commercializzazione del vino, ma è solo nel 1997 che ufficialmente diviene un'azienda vitivinicola. Anche in questo caso piante di 40 anni per una parte delle vigne condotte in biologico. Ma non mancano le storie che incuriosiscono e colpiscono, come quella di Grifalco. Si tratta di Fabrizio e Cecilia Piccin, storici produttori di vino in Toscana. Nel 1997 si trasferiscono in Basilicata. È da allora che si dedicano completamente all'aglianico del Vulture, curando con attenzione giovani e vecchie vigne. Alcune piante toccano quota 60. Michele La Luce è da sempre un agricoltore, ma inizia nel 2001 a Ginestra la sua storia nella viticoltura, proponendo tre vini ottenuti da aglianico in purezza. Conduce in biologico le sue vigne ed appartiene alla schiera di chi pian piano ha costruito tutto da solo. Sono Rino Botte e Lucia Giura invece i genitori di Macarico, che danno il via alla loro attività nel 2001, arrivando nel 2003 alla loro prima annata. A Barile le vigne ed anche la cantina, una vecchia grotta scavata nel tufo in pieno centro storico. La più giovane di queste 9 piccole cantine è Musto Carmelitano. La prima vendemmia è stata quella del 2007, sogno in realtà di Elisabetta. Anche questa azienda lavora su un vino ottenuto da vigne che va dai 40 agli 80 anni.
A chiudere la degustazione un delizioso pranzo di territorio preparato da uno chef che non ama raccontarsi, ma è certamente bravo a raccontare con i suoi piatti tutti interpreti attenti della stagione, del luogo e della sciccheria figlia soltanto dell'innata eleganza della natura. Cerchiamo di rivalutare quelle che sono le ricette della tradizione, quindi usare i prodotti del territorio, cercare i prodotti migliori e poi rammodernarli con le tecniche moderne di cottura, di presentazione, di preparazione. Cerchiamo di dare il meglio dei prodotti che abbiamo. Dove va la vostra cucina? Dove va? Va, speriamo, verso un successo, diciamo, nel senso che la nostra clientela ci possa apprezzare, ci possa seguire in questo sforzo che stiamo continuando a fare per dare importanza, diciamo, ai nostri prodotti. Io sono molto curioso a livello di tecnica, quindi tutte le tecniche ci possono aiutare a migliorare. Per esempio oggi l'uovo noi l'abbiamo fatto nel runner a bassa temperatura, che non è nient'altro che un attrezzo che mantiene una temperatura esatta per mantenere l'uovo cremoso, quindi cotto, ma non sodo e neanche crudo. Quindi, cioè, perché non migliorarsi, perché non studiare e capire anche, diciamo, quello che viene chiamato cucina molecolare? Certamente non è che per fare un effetto scenico bisogna stravolgere la cucina o omologarsi a copiare altre persone che fanno solo quello, quindi sperimentano soltanto. Noi, se c'è qualche tecnica che cerchiamo di apprendere e ci può servire per migliorare il nostro prodotto, la utilizziamo, senza preconcetti, se no così le materie prime sicuramente ci informiamo affinché cerchiamo di trovare materie prime biologiche o comunque naturali e così tutto quello che usiamo in cucina, perché sennò non avrebbe senso che uno venga al ristorante per mangiare diciamo una qualità che è peggiore di quello che uno ormai sceglie a casa, perché l'attenzione verso il naturale, il biologico o comunque i prodotti di qualità, ormai credo che l'appassionato di il gourmet li scelga anche a casa, quindi noi cerchiamo di dare ancora di più. Se no, non avrebbe senso continuare in questo percorso. Ci sarebbe molto altro da raccontare sul Vulture, la cortesia in attesa dei passanti incontrati per strada, la storia che segna il Duomo, il Castello di Melfi, ma il miglior regalo a questo meritevole territorio e all'alta qualità della produzione vitivinicola è che decidiate di visitarlo e viverlo e bere l'Agliani con il fresco delle cantine o sulle assolate terrazze che mostrano la sua ridente natura.